Per fare un buon vino, che sia bianco o rosso, ci vuole dell'uva che sia matura. L'uva, per essere matura, chiaramente il tenore zuccherino, quindi la quantità di zuccheri che ha, è un indice indicativo, ma non è sufficiente al giorno d'oggi per capire la qualità dell'uva. Ci sono altre caratteristiche che deve avere l'uva per essere un'uva di qualità, un'acidità giusta e poi anche tutta una serie di composti che possono essere gli antociani, quindi quelli che danno il colore al vino, oppure i tannini, che sono quelli che danno poi la struttura, che devono avere un contenuto che sia, diciamo, ottimale. E inoltre poi non bisogna dimenticare che l'uva deve essere anche sana, quindi non deve avere avuto degli incontri burrascosi durante l'anno, quindi con delle fitopatologie come possono essere la peronospora, l'oidio, e se è possibile anche l'uva non deve aver avuto l'effetto di fenomeni atmosferici che magari possono averne deteriorato la qualità, quindi parliamo di grandine oppure una piovosità troppo elevata. Ovviamente ogni vino ha una sua vinificazione, quindi che si tratti di uve bianche per produrre dei vini bianchi oppure delle uve nere per produrre dei vini rossi. Ci sono però anche delle vinificazioni che non sono soltanto su queste due, di queste due tipologie, ma abbiamo magari la produzione di vini rosati che partono dalle uve nere vinificate con una vinificazione in bianco. Anche all'interno della vinificazione dei vini rossi abbiamo diversi tipi di protocolli che si possono utilizzare, quindi possiamo partire da macerazioni molto veloci, molto rapide, che magari puntano più sui profumi, sulla finezza di questi vini, oppure andare su macerazioni più lunghe, più intense, per andare a cercare di creare più corpo a questi vini, per dare più rotondità anche in bocca. La prima fase della vinificazione in rosso, subito dopo la raccolta, è quella che viene chiamata la pigiatura. Ora, pigiatura non è solo il termine, diciamo, più adatto, perché al giorno d'oggi si utilizza sempre fare prima una diraspatura preventiva, quindi una pigia di raspatura. Il raspo, che è la parte verde su cui sono attaccati gli acini, viene eliminato e questo non viene più usato per la vinificazione. Gli acini vengono schiacciati attraverso una macchina, appunto una pigiatrice, per fare in modo che vengano ammostati, quindi che il liquido fuoriesca e che questa matrice, quindi da una matrice di singoli acini, diventi poi una matrice unica che sia poi pronta per essere appunto fermentata dai lieviti. Sotto la pigiatrice abbiamo poi una pompa dove andiamo a veicolare quindi il nostro pigiato nelle vasche, quindi nei vinificatori che utilizzeremo appunto per la fermentazione, e qua nelle ore successive vengono subito inoculati dei lieviti. I lieviti sono questi funghi microscopici che vengono introdotti all'interno del pigiato, delle uve, per far sì che si inneschi questo fenomeno biologico che è quello della fermentazione, dove lo zucchero che è contenuto all'interno dell'uva diventa poi alcol.